Buongiorno all'edizione di oggi, venerdì 19 settembre 2014, con l'informazione di Telemelito. Iniziamo con la cronaca. La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato i presunti scafisti dello sbarco di 880 immigrati giunti mercoledì nel porto calabrese. In manette sono finiti due egiziani ed un nigeriano, accusati di associazione per delinquere e ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano, aggravati dalla circostanza di aver sottoposto i migranti a pericolo di vita e di averli sottoposti a trattamento inumano e degradante. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato in maniera preventiva il consorzio Confidi Fidart Calabria. Il consorzio offre garanzie per agevolare artigiani e piccole e medie imprese nell'accesso ai finanziamenti degli istituti di credito convenzionati. Dalle indagini è emerso come Confidi avrebbe indebitamente concesso garanzie ad artigiani e piccoli imprenditori privi della necessità. Qualità della, scusate, necessaria qualità di socio, trasgredendo così le norme contenute nel testo unico delle leggi bancarie, denunciate anche due responsabili del consorzio. I carabinieri di Cosenza ieri hanno eseguito alcuni controlli con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga del gruppo operativo Calabria di Vibo Valentia negli istituti scolastici di scuola media superiore. Le indagini hanno portato purtroppo alla scoperta all'interno di un edificio scolastico della droga nascosta all'interno dello scarico del bagno degli studenti. I militari hanno rinvenuto alcune dosi di marijuana abilmente nascoste e pronte all'uso. Grazie all'accordo sancito un anno fa tra la Regione Calabria, allora presieduta dal presidente Giuseppe Scopelliti, e Costa Crociere, che porta per la prima volta nella storia la grande compagnia crocieristica in Calabria, Reggio Calabria diventerà da oggi porto d'imbarco per le grandi crociere del Mediterraneo. La città dello Stretto, infatti, sarà una delle tappe principali del tour Mediterraneo antico, con la costa neoromantica tra Italia, Turchia, Francia e Malta e Grecia. Si tratta di un viaggio di 12 giorni e 11 notti con imbarco a Savona, Civitavecchia e Reggio Calabria. Reggio, infatti, non sarà soltanto una meta del tour crocieristico che consentirà alla città dello Stretto di mettere in mostra le proprie bellezze a quasi 2.500 turisti italiani e stranieri, ma sarà anche porto d'imbarco da cui i crocieristi potranno iniziare il loro viaggio. Si tratta di un tour emozionante che evidenzia Reggio Calabria come novità del 2014, con i Bronzi di Riace attrattiva di copertina. Sono in programma 6 partenze da Reggio Calabria. Il 19 settembre, quindi oggi, il 30 di settembre, l'11 di ottobre, il 22 di ottobre, il 2 di novembre e il 13 di novembre. La costa neoromantica ha attraccato da qualche minuto a Reggio e i turisti potranno scendere a visitare la città e avranno tempo fino alle 20 di questa sera. La nave ripartirà alle ore 21 e l'imbarco per i vacanzieri che partiranno da Reggio sarà attivo dalle 15:30 in poi. Brancaleone, quando l'intuito di un bravo medico salva una vita umana. È successo a Brancaleone nella postazione di guardia medica durante il turno serale. Erano da poco passate le 22 quando un cittadino di Brancaleone si è presentato al medico di turno, la dottoressa Giuseppina Cristiano, accusando un leggero dolore al braccio sinistro, al collo e qualche fastidio al petto. Il paziente pensava che il malessere era da addebitare ad un'artrite reumatica di cui soffre. La prima indagine fatta dalla dottoressa è stata quella di misurare la pressione arteriosa, i cui valori tra massima e minima erano saliti alle stelle. Il medico, intuendo che si potesse trattare di un principio di infarto, per maggiore sicurezza ha effettuato terapia sublinguale per stabilire se si poteva trattare di un'ischemia o meno. Inoltre ha deciso di chiamare immediatamente il servizio del 118 di Merito Portosalvo che ha provveduto al trasporto immediato del paziente presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria, dove con grande tempestività sono state effettuate le indagini diagnostiche. Il verdetto non si è fatto attendere, infarto del miocardio. Il paziente è stato subito operato tramite angioplastico da stent coronarico. L'intervento è andato a buon fine e il paziente è stato dimesso dall'ospedale dopo un breve periodo di degenza. La dottoressa Cristiano è un medico esperto e bravo a fare la diagnosi, è titolare di guardia medica sin dal 92 ed in passato, non molto lontano, grazie alla sua professionalità, ha salvato un'altra vita umana da morte certa.
allorquando un altro paziente ha fatto ricorso alle cure della guardia medica. C'è da rilevare che anche in questa terra di Calabria, afflitta da mille problemi e tante contraddizioni, a volte la buona sanità si fa valere. A San Lorenzo Marina è emergenza Eternit. Dopo diverse segnalazioni riguardo la grave situazione di degrado della ex fabbrica di pipe abbandonata, ci siamo recati sul posto con le nostre telecamere per appurare il reale stato dei fatti. Vediamo il servizio di Silvio Cacciatore. Emergenza Eternit a San Lorenzo Marina. Sono diverse le segnalazioni ricevute dai cittadini larenziani riguardo questa vecchia fabbrica di pipe e mattoni che vedete nelle immagini. Nulla di strano, considerando i diversi complessi ex industriali abbandonati in tutto il territorio del Sud Italia, se non fosse che sono coperti da centinaia di metri quadrati di Eternit che potrebbero essere letali per l'intera popolazione. Ma procediamo con ordine. L'Eternit è un marchio di fibrocemento a base amianto, non più in commercio dal 1994, nonché il nome della ditta che lo produceva. Nel 1933 fecero la loro comparsa nel mercato le lastre ondulate, usate per tetti e capannoni. Questo materiale venne impiegato anche in scuole, ospedali, palestre, cinema, oltre che in tutti i settori industriali, anche a San Lorenzo Marina, che nel 1949 vide nascere la più grande fabbrica di pipe in Calabria, tra le più importanti di tutto il meridione. Dall'archivio degli eredi dell'allora proprietario, infatti, scopriamo che nel momento di massimo splendore la fabbrica arrivò ad occupare ben 150 addetti. Già nei primi anni 60 era noto in tutto il mondo che la polvere di amianto generata dall'usura dei tetti provocasse una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico, oltre che asbestosi, malattia polmonare cronica dovuta all'inalazione di fibre di amianto. Nonostante questo, si continuò a produrre oggetti in Eternit fino al 1986. E solo dal 1992 è vietata in Italia l'estrazione, l'importazione, esportazione, la commercializzazione e la produzione di questo materiale. Per legge, lo smantellamento di tetti o altri manufatti che contengono amianto è obbligatorio solo se si trovano in uno stato di degrado tale da poter formare delle particelle che possano essere inalate e quindi possano essere letali. Ed è il caso della fabbrica di pipe di San Lorenzo Marina. Qui infatti ci troviamo di fronte ad una emergenza gravissima, con centinaia di metri quadrati di Eternit prossimi alla disintegrazione ed in via costante di deterioramento, con molte lastre già spezzate e quindi pericolose, soprattutto per i cittadini di San Lorenzo Marina, esposti letteralmente a tiro di vento a questo scempio del tempo. Cani abbandonati ed incuria generale. La strada per il cimitero vecchio a Melito Porto Salvo si sta trasformando in una piccola discarica a cielo aperto, nel totale disinteresse delle istituzioni. Vediamo il servizio. La salita del vecchio cimitero di Melito Porto Salvo è costellata di scatolette in alluminio e vaschette alimentari. Colpa, si fa per dire, della presenza di tre cani randagi che da mesi praticamente risiedono in tutta quest'area. Una vera e propria famiglia costituita dalla madre e dai due cuccioli che, una volta partoriti, sono rimasti in sua compagnia ed insieme vivono sul ciglio della strada. Ma il problema non sono i cani, assolutamente docili ed anzi fin troppo spaventati dalle nostre telecamere, tanto da rifugiarsi sotto il guardrail, bensì sia la condizione igienico-sanitaria creata dalla benemerenza di coloro che li nutrono lasciando sul ciglio della strada le scatolette di cibo per cani, sia quella degli stessi animali, pieni di zecche ed esposti a possibili malattie date dal randagismo. È dovere della legge e della comunità assicurarsi che questi cani possano vivere un'esistenza dignitosa, con l'amore di una famiglia, magari che li possa accogliere, e le attenzioni di un padrone. È un dovere dell'amministrazione comunale vigente, rappresentata dalla commissione straordinaria, bonificare l'area interessata da questi rifiuti sparsi in giro per la strada. Secondo la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 1345 dell'11 ottobre 2008, spetta ai comuni il risanamento dei canili comunali già esistenti, ovvero la costruzione di rifugi per cani, ovvero ancora la convenzione con strutture già esistenti nel rispetto delle regole igienico-sanitarie, con conseguente controllo sanitario da parte dei servizi veterinari e delle unità sanitarie locali. Inizieranno quest'oggi e si protrarranno fino a domenica a Rogù di Nuovo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Annunziata. Al termine dell'edizione del giornale un vasto approfondimento in merito ai festeggiamenti civili e religiosi. Per
Veniamo allo sport, il calcio, Lega Pro, stasera l'anticipo Lecce-Regina per la quarta giornata del campionato di prima divisione. Gli Amaranto affronteranno i pugliesi del Lecce nel big match della quarta giornata di campionato. Dopo la sconfitta rimediata contro il Messina, la Regina tenta il colpaccio contro una delle candidate alla promozione. La probabile formazione degli Amaranto, Kovacic in porta, Crescenzi, Camilleri e Di Lorenzo, Ungaro, Armellino e Rizzo, Dall'Oglio, Insigne, Di Michele e Masini. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento è per lunedì alle ore 14, invece domani sabato alle ore 14 andrà in onda un approfondimento, un riepilogo delle maggiori notizie della settimana. Buon proseguimento di giornata.